Da me oggi è passato Babbo Natale. Tutta questa roba, guarda qui, tutti questi oggetti perché lei l'aveva comprato per il suo cagnolino, ma visto che ha dovuto portare il suo cagnolino via, me le ha date a me, anche la borsa, quella lì, la borsa di viaggio, è bellissima, avrà speso chissà 200-300 franchi di tutta questa roba. Ha anche da mangiare, vuole crocchette, ora stanno lì. Ecco qui è successo che la mia dog sitter aveva comprato un cane e ha dovuto riportarlo indietro per ragioni personali, che non sto qui a parlare di questo, ma lei è stata così gentilissima di portarmi tutte le cose che aveva comprato per il suo cagnolino, che l'aveva chiamato Kiko. Io con questo video volevo soprattutto dire di smettere di fare business con i cani. Allora, come vedete, lei ha investito tutti questi soldi che nemmeno la Lilla li va. Adesso vediamo se li andrà anche a Coccolino. Ma per favore, non fate business con i cani perché sono gli esseri viventi e non si guadagna facendo business con i cani. Ora, io non dico nomi, non dico di chi è la colpa, ma i cani non si vendono così e poi ci ripensa di nuovo perché un membro della famiglia non è d'accordo. Bello, nuovo nuovo, non l'ha mai usato, c'è pelliccia dentro. Gli ho chiesto se aveva lo scontrino, così potevamo ritornarlo indietro, ma ha detto di no. È così, guarda, se gli va, se no io lo conservo, dico, non si sa mai, potessi un giorno avrò dei cuccioli. Dico, non si sa mai, eh. Beh, mi dispiace proprio, gli ho detto alla ragazza, se c'è lo scontrino almeno lo torniamo. Ce ne sono due, c'è anche questo per la pioggia. Questo potrebbe ancora andare lì là perché c'è il colletto più largo, guarda che si può stringere. Guarda, potrebbe andare, ma anche a Cookie, eh. Io poi lo provo a Lilla, ma se vuoi puoi provare a Coccolino, a Cookie. Poi c'è anche questo che mi sembra che è per maschietto, nuovo nuovo anche. Guarda, c'è ancora, e non lo so se va. Peccato. E poi questo, guarda quanto è bello. È bellino, lo metto a Cookie questo, a coccolino. E poi tante, tante cose, no? I giocattoli, le palline, questa cuccia qua, questa, la ciotola con la forma di pesce, questa qui è pure buona, quindi buona qualità. E poi quelle zebrate, l'osso per i denti. E i giocattoli, l'altra cuccia. E è vero, Lilla, che adesso tu ti sei ripresa di nuovo la tua ex cuccia? Perché questa qui te l'ha distrutto una, te ne ha distrutto Coccolino, e adesso qui questa è la cuccia di Cicco. Forse sentirà l'odore di Cicco, non lo so, boh. Comunque, io volevo anche dirvi qualcosa. Adesso sto con le immagini vicino a Lila perché non sto tanto bene oggi ed è la ragione che non ho preso il cagnolino. Ieri quando l'ho visto alla fermata del bus, vi dico anche la verità, mi sono innamorata subito. Io lo volevo prendere, me lo volevo prendere, lei me lo avrebbe dato, ma poi avrei fatto tre cagnolini e sarebbe stata un po' dura, e soprattutto che io ho 2 giorni di malattia, cioè non posso smuovermi troppo di casa. Gestire un cucciolo piccolino di 6 mesi non è tanto facile perché il cane ha bisogno di uscire spesso perché deve imparare che deve fare la pipì, o può darsi pure che era pulito, io non lo so, io l'ho visto soltanto una volta. Questo cagnolino si chiama Cicco. Comunque ho avuto l'impressione di rivedere Lola, la mia vecchia Lola, i suoi stessi occhi e tutto. Stavo quasi cascando per dire ti prendo perché così è come se tu, Lola, rientri di nuovo nella mia vita. Però bisogna essere realisti. Se l'avrei preso, come vedete questa qui, questa monellina qui,
sarebbe morta di crepacuore perché sarebbe stata troppo gelosa, molto gelosa, molto possessiva, non mi vuole condividere ancora con un'altra, con un altro cagnolino, ma diciamo un altro animale in generale, perché già è stato un miracolo che ha accettato Coccolino e non voglio ancora farla del male. Perché in fin dei conti io quando ho preso Coccolino è stato, l'ho presa per lei, cioè l'ho presa perché lei soffriva per la mancanza di Lola, che era morta da un mese circa, e così ho preso Coccolino. Adesso vi dico la verità, se non avrei avuto Coccolino, penso che sarebbe stata una soluzione migliore di aver preso questo cagnolino, però non posso averne tre cani perché più di questo non posso, non sono, vabbè, cioè mi piacciono ma non posso, non ho il tempo necessario per potermi dedicare a tre cani, ok? Spero che siete comprensivi con me. E per chi non mi conosce, sono Rosaria e questo è il mio canale dedicato ai miei due cagnolini, Cocco e Lilla. Se vi piacciono i miei contenuti, condividete, iscrivetevi al canale e per altre informazioni contattatemi riguardo all'alimentazione. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!